chiazza di un rabato e lo mare. Tu accia passiari e t'arricri. Da un vicolo esce una signora che va da un calzolaio. Lo pezzo di San Marco. Nell'angolo opposto una piccola bottega espone prodotti tipici. È Santa Croce verso all'onatore. Da oltre un ventennio ogni anno nel periodo natalizio a Sutere si svolge il presepe vivente. Tra vicoli in pietra lavica e calcarea del quartiere arabo del Rabato, tra vagli asciti e damusi, le crepe delle vecchie case di gesso e gli orti incolti dove fioriscono i pistacchi, il passato rivive come in un'antica Palestina. Il visitatore viene trascinato in un'atmosfera di esperienze, dove si mescolano cultura contadina, storia, tradizione e religiosità. Popolari natalizi, vecchi odori e sapori, la rappresentazione e natività prevedono uno scenario surreale, con giochi e mestieri antichi, ricreati attraverso l'uso degli attrezzi dell'epoca. Sono circa un centinaio di personaggi, gente comune nei panni di contadini, pastori, donne intende a ricamare o a cardare la lana, artigiani, tutti impegnati nelle loro attività quotidiane. Ci sono anche tanti punti di degustazione di prodotti tipici locali, come il vino, i ceci al macco, cioè dei ceci con crema di fave, l'upitirri, ossia una sorta di couscous di semola con verdure, la ricotta, il pane fresco con l'olio, che deliziano il palato del visitatore. Se volete immergervi in un paesaggio naturale e artistico suggestivo, venite a Sutera, un piccolo paese nel cuore della Sicilia, alle pendici del Monte San Paolino, che è entrato nel 2014 nella rete dei borghi più belli d'Italia. Molte sono state le attività effettuate durante le varie fasi del processo ideativo e creativo. Momenti di ricerca, consultazione di libri, riviste e siti, rielaborazione delle informazioni, ricognizione e studio delle evidenze storiche e architettoniche del Rabato, esplorazione, riprese fotografiche ed infine realizzazione di un prodotto multimediale. Questo progetto, oltre a favorire il senso di appartenenza alla comunità e l'apprezzamento per il territorio in cui viviamo, è volto anche a preservarlo e a promuoverlo. Noi immaginiamo il futuro nella nostra terra, un futuro ispirato ai principi e ai saperi che la tradizione custodisce e che si rivela nel patrimonio di storia, arte, cultura e natura. In virtù di ciò cercheremo di valorizzare i beni di interesse storico, artistico, etnoantropologico, paesaggistico, ambientali di Sutera, perché costituiscono un patrimonio identitario unico ed insostituibile. A circa un chilometro da Sutera, verso est, c'è la località detta San Marco, costituita da un'altura di roccia gessosa che si eleva a circa 660 metri sul livello del mare e la cui forma ricorda una gigantesca stalagmite. Qui si trova un piccolo oratorio rupestre, ricavato in una tomba preistorica a forno, che presenta tre pareti affrescate con sette immagini sacre di chiaro stile bizantino.
dichiaro chiume gian catalano santo nero cane con la cravatta d'ore. Buon pomeriggio. Ci troviamo presso l'oratorio rupestre di San Marco a Sutera per intervistare le due archeologhe che si stanno occupando del restauro. Qual è la particolarità di questo santuario? Questo santuario rappresenta un unicum nell'ambito della cultura artistica della provincia nissena. Il sito sorge nella suggestiva campagna della cittadina di Sutera, nota come San Marco. L'insediamento cenobitico probabilmente ha riusato antiche tombe arcaiche a camera. Cosa si conserva oggi? Oggi si conserva solo una piccola parte dello stanziamento originario, protetto da una copertura e da un vestibolo. Cosa raffigurano gli affreschi? Gli affreschi raffigurano i quattro evangelisti, Gesù, la Madonna e San Paolino. Queste rappresentazioni hanno delle unicità che tuttora gli storici stanno cercando di interpretare. Come possiamo vedere, a sinistra sono raffigurati San Luca e San Marco. Al centro, a partire da sinistra, San Paolino, Gesù e la Madonna, mentre a destra invece sono rappresentati San Giovanni e San Matteo. Che tipo di intervento di restauro state progettando? Si è ritenuto di progettare un intervento di restauro conservativo, volto in primis ad un'indagine ambientale, che si occuperà del consolidamento dei veri strati costitutivi del dipinto murale, ossia i distacchi tra il supporto, l'intonachino e la pellicola pittorica. Si procederà poi con la rimozione del materiale e la pulitura superficiale, cercando di non alterare l'originalità dell'opera d'arte. Il prezioso patrimonio rappresentato da questa chiesa rupestre va tutelato perché ha un inestimabile valore affettivo per tutti i suteresi. Il nostro lavoro si è articolato in tre fasi. Prima fase, knowledge, ossia conoscenza del luogo identitario individuato. Seconda fase, research. Con l'insegnante referente, la professoressa Maria Francesca Monet, la nostra classe ha approfondito lo studio del sito, analizzando diversi documenti e testimonianze. Terza fase, development. Abbiamo ritenuto opportuno esplorare il sito per raccontarvi la complessità degli interventi e delle stratificazioni. A quarta minula, grazie giubbo crucifia, palermetano, bello vedere. Dichiaro chiumi gian catalano santo nero cane con la cravatta d'ore.